Sì, questo è il passato, il presente e il futuro della gente che abita qui, di un ragazzo con Ah, questo ok. esempio. Quello lo voglio fare in bianco e nero, quello già a colori, questo anche, ma nel senso di tutto quello che insegniamo al bambino da piccolo, quando diventa vecchio, sia una cosa veramente buona, no, mai la dimentica. Non la dimentica. Bello. Esatto, sì. Questa è l'idea, ma vediamo se ci l'ho la scala per arrivare fino. Fin su. Del quartiere Rancitelli di Pescara sapevo praticamente nulla, se non l'idea di un quartiere dove c'era un supermercato della droga. La prima volta che li ho visti, sinceramente, ho detto, ma chi sono? Io conosco il progetto Ninive grazie a delle persone che si sono presentate con un camper molto simpatico, mi hanno presentato il progetto, il loro lavoro, le loro finalità. Questo progetto per me, si è rivelato molto utile proprio per scendere sul territorio e cercare di conoscerlo meglio, creare i primi legami. Questo progetto nasce dal nostro desiderio di rispondere all'appello del Papa che ci invitava ad andare nelle periferie. Si potrebbe fare di più, dai, io esorto sempre a fare di più a questi ragazzi che sono degli angeli. Camper è nato con l'idea di essere un ufficio, tra virgolette, mobile, dove poter ascoltare le persone. Poi ci siamo accorti che con l'esperienza sul campo, che l'ascolto è fatto davvero in strada, cioè si preferisce quell'ascolto diciamo, alla luce del sole, perché il camper può mettere in soggezione. Ma perché forse il camper, in un certo senso, con la sua diversità, cioè si distingue dagli altri mezzi e attira l'attenzione. Aggiungici anche che è molto colorato, diciamo, non si passa inosservati. E ad oggi sembra abbia funzionato, perché comunque il quartiere associa il camper alla Caritas e a tutte quelle persone che ne fanno parte, che si interessano del quartiere e di chi vi abita. Quindi giallo, verde, rosso, quindi una combination di colori. Sì. Tutta la gamma di verde, tutta la gamma di giallo, tutta la gamma. Quindi che colori pensi che vanno? Ma ci penso. Mo si pe ci pensi? La prima volta che siamo entrati al Ferro di Cavallo la ricordo bene, perché c'era un episodio che ci ha colpito un po' tutti, nel senso che siamo arrivati con questo camper, abbiamo parcheggiato e chiaramente tutti ci guardavano con un certo sospetto. E quando ci siamo avvicinati, perché l'idea di base era chiaramente quella un pochino di presentarsi con molta tranquillità, quindi per provare a spiegare qual era il senso, un signore che è Pietro si avvicinò e ci disse: "Io so bene chi siete, voi siete gli inviati del Papa". E questa cosa ci ha fatto sorridere tanto, perché in realtà qualche giorno prima era uscito un articolo di presentazione del progetto e appunto la giornalista aveva pensato bene di chiamarci gli inviati del Papa. Sapevamo che in realtà il nostro ruolo era un altro, però ecco, intanto è stato un aggancio, un inizio per cominciare a parlare. Eccola qui la principessa. Aspetta, ce la possiamo fare. Eccola. È stata una giornata bellissima perché era autunno, ma il clima era veramente favorevole e per l'occasione è stato presente anche il sindaco di Pescara, così come anche l'assessore al verde. In quella giornata sono anche stati piantati degli alberi proprio voluti dall'amministrazione comunale di Pescara. Ehi, piano, non li fate mai. Viva Natale! Remo, ci vado. Vai, 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 v
Il rapporto con la Caritas è iniziato, diciamo, 2 anni fa in una stanza del comune di Pescara, quando come assessore ai parchi ho pensato di far sedere attorno ad un tavolo tutte le associazioni attive sul territorio, con uno scopo, quello di riqualificare le aree verdi del quartiere Villa del Fuoco, cosiddetta Arancitelli. Quel giorno ci siamo seduti, ho conosciuto i ragazzi della Caritas, i volontari, subito si sono resi disponibili, da Luigina a Teo, tutti quanti erano, diciamo, entusiasti di questo progetto. Arancitelli sono dei bambini, inizialmente sono difficili da prendere. Loro vivono situazioni molto complicate all'interno dei loro nuclei familiari e quindi con loro bisogna essere molto fermi in quello che si dice, in quello che si fa, ma al tempo stesso anche molto dolci. Carciofo. Gelato al carciofo. Chiediamo se ce l'ha il gelato al carciofo. Chiedi, che ne sai? Non lo vuoi. Non lo vuoi tu al carciofo? Che... Allora, niente gelato al carciofo. Loro forse hanno paura di qualcuno che non conoscono, ma una volta che si lanciano sono bellissimi. Parte dal parco perché è il luogo dell'incontro, primo, perché è il luogo del gioco, secondo, perché è il luogo in cui è possibile trovare e fare amicizia. Certamente si parte da lì, si parte da una simpatia, si parte da un'empatia, si parte da un feeling che si deve creare, e creando questo feeling si scoprono poi le situazioni più particolari e più difficili. Anche perché non dobbiamo dimenticare che molto spesso sono proprio i ragazzi le vittime deputate ad essere primariamente marginate. I ragazzi, ci sono i ragazzi, perché sono belli, sono dei bambini, dei ragazzi bellissimi, quindi è un peccato ignorarli. Io lo so che è difficile aiutare chi non vuole, però l'affiancamento è il rimedio migliore, perché quando tu affianchi senza imporre, il ragazzo ti rispetta, ti ascolta, ti valuta, ti soppesa. Io ho fatto l'esperienza a scuola. Forse la sorpresa è proprio la vivacità, l'intelligenza, la spontaneità dei bambini di questa periferia, che ogni volta ti stupiscono. Prima stavo qui chiacchierando con una bambina e abbiamo cominciato a parlare di filosofi, di scienziati, di scienza, perché naturalmente c'era l'interesse forse per una lezione che sta facendo a scuola, ma con una immediatezza, con una semplicità che veramente stupisce. E l'altra cosa che stupisce ancora è quel livello di integrazione che spesso ricerchiamo, no? Nei comportamenti tra le persone, tra i grandi, no? Che invece è immediato dai bambini. Noi con Arancitelli abbiamo una storia affettiva grandissima, perché non solo abbiamo lavorato con bambini da 5 anni in poi, abbiamo lavorato per anni sempre purtroppo a singhiozzo, anche spesso nella ludoteca, perché pensiamo che questa periferia della città è la grande possibilità della città e i bambini hanno un potenziale straordinario che naturalmente viene sempre mortificato per le scelte degli adulti. Io credo che qui non sono ancora maturi i tempi per capire quando possa essere importante avere degli spazi così che diventino di prevenzione. Cioè, cosa significa? Che un bambino che sta 2 ore e mezza qui in ludoteca
fa meno danni e riceve meno danni sulla strada, in mezzo alla strada. Quindi aiutare anche un adolescente a stare in uno spazio dove sa che comunque viene accolto, viene aiutato, che comunque sa che ci sono delle persone che in qualche modo lo contengono, secondo me è importante. I ragazzi sono molto più fragili e sono più indifesi e le loro risposte non le sanno trovare e quindi più facilmente abbordabili da personaggi che in realtà interessa ad essi unicamente sfruttarli. Allora si comincia dai parchi perché lì possiamo forse fare anche un attimo di prevenzione e possiamo forse avere la presunzione, spero che non sia così, di un accompagnamento. Una cosa fondamentale nella relazione con i bambini, ci siamo accorti, è che portandoli con qualcosa di organizzato all'esterno, quindi a visitare dei luoghi diversi, entrano in una dinamica, diciamo, di una bellissima euforia positiva. E ci siamo resi conto che questo quartiere spesso è una gabbia che li rende, diciamo, rende la loro personalità costretta e non conoscono molto il mondo all'esterno, tutto ciò che offre. E loro hanno un potenziale da dover esprimere, per il quale noi ci impegniamo, insomma. Ci manca un po' di tutto, diciamo. Ci manca la gente buona, soprattutto, che poteva, non hanno cuore del quartiere, non hanno per niente cuore. Non vengono al loro quartiere. Questo è il parco della speranza. Giochiamo a calcio, ci incontriamo, dopo di un po' ce ne andiamo a San Donato. L'unica cosa che si fa a Rangitelli è giocare a calcio. Come vedono il loro quartiere, i bambini di questo quartiere, di questa periferia, è proprio una delle domande di base della nostra ricerca. È una delle prime cose che abbiamo chiesto, con degli esercizi fatti sulle mappe, andando in giro nel quartiere, è proprio di, abbiamo chiesto ai bambini se avevano un'idea positiva o negativa, no? Parlando anche, come dire, su una reazione anche emozionale rispetto ai luoghi, se un luogo procurava gioia, piacere, oppure preoccupazione o paura. L'impressione è che i bambini in realtà il quartiere lo conoscono anche abbastanza poco, siano in qualche modo un po' confinati nelle loro case e forse la scuola è l'elemento vero di uscita, è il percorso che fanno da casa a scuola, il momento in cui loro escono fuori e quindi si accorgono che esista una realtà. Vado a scuola, appena ritorno vado a casa mia, mangio, poi vado da mia nonna, andiamo al cimitero, andiamo a comprare la spesa con lei, facciamo un giro e poi ritorniamo a casa. Io ho detto che ci volevo un male. E dove ci volevo un male? Ci vuole accorgere. Eccolo male. Copre tutto, ma. E perché l'avevo fatto male? Perché è vicino a casa. Anche perché i nostri genitori non ci portano mai a mare. Adesso non ci lasciano andare con l'autobus perché hanno paura, diciamo meglio vicino a casa era meglio. L'idea della città dei bambini, dove i bambini vivono bene, è la città dove vivono bene tutti. È una città dove i bambini non sono confinati in spazi, non in recinti, no? Cosa che in realtà potremmo dire sta avvenendo sistematicamente nella città contemporanea. Oggi la città si organizza per spazi dove io posso fare solo una funzione. In questo quartiere quello che si potrebbe cambiare è, a livello di istituzioni pubbliche, alcune strutture come parchi, come anche l'estetica del quartiere. Io penso che l'estetica aiuti molto la persona, l'estetica fa l'uomo, l'ambiente dove l'uomo vive, dove l'uomo cresce, influisce molto sulla personalità, sul carattere, sull'animo dell'uomo. I ragazzi di Rancitelli, perché lavoravamo con le medie, loro ci hanno detto che amavano il loro territorio, che sicuramente quello che gli mancava erano i luoghi che ci sono nel resto della città. Quindi l'importanza di avere dei centri di aggregazione, una mediateca o qualcosa di simile, diventa fondamentale. Poter avere uno spazio dove aiutarli a studiare, stimolarli ad andare a scuola, aiutarli a pensare quello che può essere il loro futuro,
giocare ancora, perché vogliono uno spazio dove poter giocare ancora, perché non è che gli adolescenti non giocano. Aiutarli a pensare anche che tipo di lavoro potrebbero fare, no? Almeno arrivare alla terza media, aiutarli a pensare che possono fare un corso di formazione, specializzarsi. Quindi su tutto questo ci stiamo lavorando da anni. E spero di poter fare qualcosa qui, soprattutto per i ragazzi, soprattutto per evitare che non vadano a scuola, perché qua la dispersione, l'abbandono scolastico sono all'ennesima potenza. E allora per farli andare a scuola bisogna dare a loro la sicurezza che non sono derisi, che non sono inferiori agli altri. Perché loro da quando sono piccoli gli viene detto: tu non sei, tu non vali, a te nessun futuro. E non è vero. Tutti i bambini hanno il diritto del futuro e il diritto dell'innocenza. E quindi in un quartiere come questo dotare di infrastrutture e di operatori competenti. Poi ci metterei un palazzetto dello sport. Al posto del campo 11 ci metterei un palazzetto dello sport per fare parecchi sport oltre al calcio. Oltre che il calcio, perché non gioco al calcio. Tipo a me che non mi piace. Sopra al ferro di cavallo. Ecco. Questo è un altro ferro di cavallo. Facciamo un cinema, dato che non ci posso andare mai, non mi ci portano, allora facciamo un bel cinema nel quartiere. Mettiamo così, e poi sentiamo... qua ci stanno i palazzi per diritto, ci mettiamo il cinema. La piscina. Ci sta il mare. Dai. La piscina. Metterei di fronte al parco. A posto del ferro cavallo piccolo. Sì. Ci abbiamo il cinema, il mare, la piscina e tanto. Fosse veramente così. Così non si riconoscerebbe Rangitelli. Sarebbe meglio che Centrale. Non si tiene conto che quando si mette insieme la povertà si creano i ghetti e nel ghetto facilmente si annida la delinquenza. La povertà andrebbe spalmata per tutto il tessuto cittadino, non rinchiusa dentro angoli invisibili che non diano fastidio. La cosa più bella secondo me che è stata fatta, in un paio di occasioni almeno, è stata quella di costruire delle vere e proprie parate all'interno del quartiere, quindi di non chiudere l'attività all'interno di una struttura o di un'area recintata, ma girare proprio per le vie del quartiere,
dare dimostrazione che c'era gente nel quartiere che aveva voglia di divertirsi in maniera sana, di uscire fuori da dal contesto di chiusura che può essere una ghettizzazione del quartiere, quindi far vedere che si poteva portare colore anche in un quartiere che vive di degrado urbano e quant'altro. Io ricordo anche il giorno, il 9 ottobre, diciamo un mese anche piuttosto piovoso del 2016, in cui abbiamo scelto una data a caso, il 9, in cui è stata una giornata bellissima, piena di sole, in cui abbiamo coinvolto il quartiere in una biciclettata per le varie vie, in cui nello stesso quartiere ogni parco era adibito ad un'esibizione. E ricordo con molto affetto quella giornata perché fu quasi un'impresa organizzarla, perché pur invitando persone esterne al quartiere, la maggior parte del gruppo erano proprio i residenti del quartiere che con le proprie famiglie sono scesi in strada con le bici, hanno partecipato come pubblico a questa esibizione e c'è stata una grande risposta. Io personalmente mi sono anche molto divertito facendo scaldare il lanciatore di coltelli, che a ripensarci adesso non so se lo rifarei. Magari sono stato aiutato da qualche linea di febbre che quella mattina mi ha un attimo, diciamo, confuso. Ho visto un parchetto che in un'occasione particolare si è trasformata in una pista da ballo dove si sono esibiti, diciamo, ballerini di musica latinoamericana, diciamo con le poche luci che erano a disposizione. La gente non è rimasta incuriosita da questa situazione che si è voluta creare, e all'interno di quel, diciamo, del Parco della Speranza ci si è ritrovati a ballare, a mangiare tutti insieme, cioè una vera e propria festa, con tanta buona volontà da parte dei residenti e nostra nel fare squadra. Anche il Parco della Speranza ha vissuto dei bei momenti di divertimento, di aggregazione. E la cosa particolare di Summer Night è stata che l'abbiamo organizzata proprio insieme ad alcuni residenti, quindi mi ricordo benissimo che Angelo si è proposto di procurare una porchetta, quindi si è messo a fare i panini, Camilla che pure ci ha dato una mano, si è presa le cose da bere, se le portate, se le messe in frigorifero per raffreddarle, cioè ciascuno ha fatto una piccola cosa, quindi ha fatto la sua parte, ed è stato bello proprio perché ci siamo sentiti noi sostenuti nell'organizzazione, ma soprattutto era un evento che nasceva dal basso, nasceva da loro, e questa cosa ci è piaciuta tanto. Con il progetto Ninive sono state realizzate tantissime attività nel quartiere, e una di queste è la castagnata che è stata realizzata in autunno nel Parco della Pace. Nel pomeriggio, visto che era anche periodo di Halloween, abbiamo fatto dei biscottini con i bambini che hanno partecipato a questa giornata. Usate per ora le mani, fate una palla e poi la cominciate a premere. Tu ce l'hai la palla? Ce l'hai la palla? Una volta che avete fatto la pallina, così, la schiacciate. E cercate di usare, fare finta di avere il mattarello, perché siccome ce ne abbiamo uno solo di mattarello, lo cominciate a schiacciare bene con le mani. Ha schiacciato bene, la facilitata. Ma come siete bravi! Degli chef. E poi la sera ci siamo intrattenuti con gli adulti cuocendo castagne e chiacchierando con loro. All'interno del famigerato Parco dell'Infanzia, appena riaperto, siamo stati protagonisti di un grande esordio, ovvero quello della proiezione di un film. Anche lì eravamo preoccupati perché era tra le prime cose che facevamo.
Però siamo stati davvero molto contenti della risposta del pubblico, magari non numerosissimo, ma diciamo quelle persone che hanno partecipato si sono molto divertite e hanno apprezzato la nostra iniziativa, dandoci poi diciamo lo stimolo per andare avanti ed organizzare sempre più eventi. Queste iniziative che noi abbiamo realizzato poi sono state anche accompagnate da un corso di fotografia, e il corso è stato suddiviso in tre parti fondamentalmente. Una prima teorica. A questa parte teorica è seguita una parte pratica in cui il gruppo di partecipanti ha realizzato delle uscite all'interno del quartiere, e in queste uscite noi abbiamo chiesto di cogliere quelli che erano gli angoli di bellezza del quartiere, gli elementi di bellezza, perché Rancitelli è conosciuto a Pescara soprattutto per gli aspetti negativi, e quindi sono stati proprio presi degli scorci del quartiere che poi sono andati a costituire una mostra fotografica che abbiamo realizzato nel periodo precedente alle festività natalizie all'interno del Circolo Aternino di Pescara. A Natale, nel Parco dell'Infanzia, quindi nel cuore di Rancitelli, abbiamo addobbato un grande albero insieme ad alcuni bambini del ferro che abitano il ferro. Abbiamo portato alcuni materiali di riciclo per addobbare questo albero, e insieme a questi bambini, mi ricordo, c'erano Giovina, Sara, che ci hanno aiutato a decorare delle palline con degli spray, delle bottiglie di plastica, e insieme abbiamo addobbato questo albero. E la cosa bella è che loro poi, una volta che siamo andati via, erano sempre lì a controllare se qualcuno facesse del male, tra virgolette, a questo albero e agli addobbi che loro avevano messo. Questa era una cosa che evidentemente per loro era molto importante, perché non l'avevano mai fatto, no? Non avevano mai condiviso questo momento con gli altri, con qualcuno di esterno dalla propria famiglia. Penso che sicuramente mi riporto nel cuore con grande grande gioia uno degli ultimi, che è quello del carnevale. Lo ricordo con grandissimo piacere perché io guidavo il camper, quindi che apriva la sfilata, e per la prima volta ho avuto la possibilità di vedere le persone che non erano lì per vedere cosa stessimo facendo, non erano lì con l'atteggiamento di chi è semplicemente curioso o, come tante altre volte, al balcone semplicemente per guardare, ma erano pieni di gioia, per la prima volta applaudivano, erano fuori con i bambini nei balconi, come se per la prima volta sentivano che qualcuno si fosse davvero preoccupato per loro. Il loro volto per me diceva: cavolo, anche qui qualcuno sta facendo qualcosa per noi, non mi sembra vero. Appena sentono la porchetta. Il nostro pensiero deve andare verso quella parte di umanità che vive ai margini della nostra società, quella parte di umanità che tante volte è nascosta, che tante volte è soffocata da pregiudizi, da stereotipi, che non è protagonista nemmeno delle proprie scelte, della propria vita, ma che tante volte subisce l'ingiustizia, l'incoerenza, la lontananza, che subisce tante volte anche la dimenticanza di quella parte di società che invece è proposta ad occuparsi di loro. Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare tanto, però ci vuole la volontà di tutti.
prima di tutto delle istituzioni, perché se sono i primi a fregarsene allora è la fine. Prima di tutto sono loro, e poi giustamente viene il resto, chi ci abita, chi ci vive, tutto il resto. Perché se l'istituzione non fa niente, il popolo non è che può fare più di tanto, capito? Cosa vi piacerebbe che avesse fatto più nel quartiere? Bella domanda. Tante cose. Tante quelle cose che mancano qui. Primo, per i bambini. Cioè io non voglio che i bambini convivano con certe cose. Quindi bisogna fare qualcosa per i bambini. Perché a loro possiamo salvare. Perché non è bello che il bambino cresca e conviva con certo tipo di persone, perché il bambino deve avere le sue tappe per crescere, non deve crescere troppo in fretta, non deve vedere troppe cose in fretta. Tenere lontano da qui, anche se non è un quartiere brutto. I bambini sono belli, giocano, bisogna tutelarli, stargli vicino, non lasciarli da soli, seguirli. Che siano italiani, che siano stranieri, questo quartiere non è razzista, anzi. Io parto dalla convinzione che nessuno è così povero, nessuno è così incapace di dare il proprio contributo. Forse stimolati al modo giusto, resi protagonisti, resi partecipi di un progetto che parte da loro, dai loro sogni, dai loro desideri, può essere la chiave per attivare appunto quelle risorse che ciascuno di loro porta, che ciascuno di noi ha, per poter poi cambiare e per poter fare la prima parte. Io proverò a fare qualcosa di pazzo. Farei una sfilata di moda al parco. Veramente, farei una sfilata di moda al parco con dei bambini del quartiere. Giustamente, se invece voi mi volete dare una mano, facciamo una sfilata di moda con tanto di musica, tanti vestiti, e ci sarò anch'io. Ma però ogni settimana faremo qualcosa di diverso, faremo degli eventi. Sì, sì, possiamo fare questa cosa. Tu ci stai, Max? Ah? Ti faccio fare il modello. La fiducia deve venire dal rapporto delle persone, perché non c'è più il rapporto con le altre persone. Adesso ognuno pensa per sé. Magari prima c'era più solidarietà, più unione, più amicizia. Adesso si sono rinchiuse. Anche se ce l'hanno, lo tengono stretto per paura che magari quel poco non c'è più. Quindi chiusi. Ma da solo non fai niente, non vai da nessuna parte. Se non hai l'appoggio di qualcuno, se non hai l'appoggio che ti dà la forza di andare avanti, di creare qualcosa, non fai niente, da solo non farai mai niente. Dobbiamo cominciare a riaprirci un po' e ad avere fiducia in noi stessi, negli altri, e di non chiuderci, perché questo è il brutto. Chiudersi comporta a tante cose brutte. Aprirsi invece e andare avanti, speranza, fiducia. Spero che questa cosa di far ripartire sto parco, di fare una cosa fatta bene, senza fare la solita pubblicità e poi sfuma tutto nel giro di un mese. Che quando pare si vedono che questi parchi stanno tutti belli curati, belli puliti, belli precisi. E perché una cosa del genere non dovrebbe succedere con Rangitelli? Punto di domanda. Questo parco io mi propongo di gestirlo, sì, perché no? Di tenerlo pulito, di stare qua, perché no? Si fa questo grande lavoro di accoglienza, di comprensione, anche dello scoraggiamento, che per noi significa ascoltare, che per noi significa scegliere il passo dei più deboli, stare vicino a loro, anche in questi momenti di fatica, camminare con loro per poi lentamente far venire fuori quelle risorse, perché possano essere loro il centro, possano essere loro a dettare l'agenda dei tempi, degli obiettivi, di eventuali azioni, programmi da portare avanti. Volesse il cielo che è passato il vento, ritornasse il canto che non finirà, ed ascoltando si piangesse tanto che nel mondo il pianto
Allora, cosa si poteva fare meglio? Ma sicuramente si poteva fare più ascolto, questo perché è vero che la realtà è estremamente difficile, il contesto è molto è difficile, quindi le persone sono estremamente diffidenti. Allo stesso tempo, quando penso a che cosa avremmo potuto fare di più, ecco, porto nel cuore quelle situazioni che non siamo riusciti a raggiungere e che vorrei raggiungere, quindi parlo di quelle persone che sono chiuse in casa, che sono sole, di quei cittadini che sono ancora molto molto sfiduciati rispetto alla vita, rispetto alla presenza delle istituzioni. Il territorio cosa deve pretendere dalle istituzioni? Che siano presenti, che conoscano i veri problemi e che li risolvano. I problemi non vanno solo denunciati, vanno risolti. Le istituzioni manca l'umiltà di ascoltare chi già opera da anni, ha operato o è nel mondo della scuola, e soprattutto non hanno la capacità di valutare ciò che è momentaneo, un evento così di appariscenza, e quello che è un lavoro silenzioso, faticosissimo, ma utile. Mi viene sempre in mente Flaiano, che diceva che i nomi collettivi servono solo a far confusione. In realtà poi, quando definiamo qualcosa di pubblico, ci accorgiamo che il pubblico siamo noi stessi, mentre invece credevamo che fosse qualcos'altro. Questa forma anche di delega nella soluzione del problema dello scarso senso civico è qualcosa su cui bisogna ancora lavorare. Bisogna capire che per molte cose siamo noi stessi responsabili, perché il senso civico è qualcosa che accomuna tutti. La bellezza di questo posto, penso, la sincerità delle persone. Vedere, guardare le persone sul volto e vedere sincerità, dove c'è sofferenza, vedere volti che soffrono, il giorno che sono allegri, gente allegra, e persone che hanno bisogno, che vengono e ti chiedono aiuto con molta sincerità, senza nessuna maschera. C'è un teologo ortodosso che ha scritto un bellissimo libro, La bellezza salverà il mondo, e credo che più che mai questa parola sia vera. Allora, la Caritas, che si prende cura di un parco e lo fa diventare un bel parco, sicuramente ha la possibilità di educare alla bellezza, di educare al rispetto anche di ciò che la natura stessa da di bello. Una cosa positiva del progetto Ninime per me è stata anche questa, cioè quella di dire: ragazzi, mettiamoci insieme e vediamo se riusciamo a portare avanti questo progetto. Il Ninive sicuramente è una bellissima possibilità, una bellissima utopia che propone comunque un'attivazione e una ricerca di comunicazione a più livelli generazionali nel quartiere. Cioè, la periferia è un grande laboratorio di innovazione da questo punto di vista, ma l'innovazione è l'innovazione sociale, no? E la difficoltà è forse nel saperla cogliere, nel saperla anche in qualche modo indirizzare. Questo è uno sforzo che noi cerchiamo di fare. La periferia è un posto dove uno va a imparare delle cose. E il punto di tristezza, insomma, rispetto al progetto è che non si riesca fino in fondo a avvicinare il resto della cittadinanza di Pescara a quella che è la realtà di Rancitelli, a farla conoscere appieno e a farla avvicinare anche. E questo forse dovrebbe essere l'obiettivo che ci dovremmo dare in un percorso più lungo del progetto e della progettualità di Ninive. Lo renderei più accessibile. Mi sforzerei di creare, diciamo, una situazione ad hoc affinché tutto il resto della città non lo identifichi come uno spazio periferico dove ci devono stare per forza i disagiati o, diciamo, la gente, quella meno fortunata o quella che magari non ha i mezzi per poter poi vivere la vita come si fa in altre zone della città, questo sì.
Posso dire una cosa? Una cosa, questa la volevo dire perché appena sono entrata a Rancitelli, non so se... Come no? Ok. Allora, il progetto è partito ad aprile. Io non sono entrata ad aprile in questo progetto, ma a settembre. E mi avevano detto che sarei andata a fare gli ascolti in strada a Rancitelli. E all'inizio ero molto entusiasta, no? Perché mi piace stare in strada e avevo sempre sentito parlare di Rancitelli come un quartiere difficile, però la differenza è starci. Nel momento in cui sono andata la prima volta a Rancitelli nel ferro di cavallo, sono rimasta in silenzio tutto il tempo, tutta l'uscita. E osservavo molto e non sapevo cosa fare, no? Mi sentivo impotente all'interno di questo quartiere. Infatti la cosa che mi è rimasta, mi ricordo che sono tornata a casa, quella sera aspettavo degli amici a casa, e sono entrati questi miei amici a casa, mi hanno detto: Lorena, ma cosa hai fatto? Io sono scoppiata a piangere e ho detto: sono stata a Rancitelli e è veramente dura, non so se riuscirò a restare su questo progetto. E quindi il primo impatto con Rancitelli è stato brusco. Poi non volevo tornare nel ferro di cavallo perché avevo paura di non essere all'altezza. Poi invece man mano adesso la parte che mi piace di più è stare proprio lì nel ferro. Volesse il cielo che nascesse l'angelo dalla passione che abita in me. Volesse il cielo che ci fosse luce. Volesse il cielo che ci fosse pace. A se la gente fosse differente e cantasse sempre tutti i suoi, poter andare nudi a due a due e cantare sempre tutto quel che vuoi. Volesse il cielo che la vita fosse una bellezza che non sa cos'è. Volesse il cielo essere fratello accanto a me. Che mi terá termina se espera, retorna se canto simples e sem fim. Vendo canto se chora se tanto, com mundo pranto se encanta sem fim. Que me der